Buonasera dallo studio centrale di TV6, ore 21, un nuovo numero di replay. Al Del Duca di Ascoli continua la tradizione negativa del Pescara che non espugna il campo bianconero da lontano 1988. Quarta consecutiva sconfitta in trasferta per i biancoazzurri di Pillon. Mancano 5 partite ancora per chiudere questa stagione e la formazione adriatica è ancora in corso per i playoff. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, il nostro baffo Antonio De Leonardis, buonasera Totò, ben buonasera. Rivisto. Ritroviamo con piacere il collega Walter Nerone, buonasera Walter, buonasera. Presente ieri ad Ascoli. Ritrovo con piacere anche il direttore sportivo Guido Colangelo, buonasera Guido, buonasera. Ben ritrovato. Buonasera. L'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco, salve, buonasera tutti, Francesco. Buonasera. E un piacere rivedere anche il dottor Edoardo De Blasio, buonasera Edoardo. Buonasera. Saluto in regia Andrea Costantini, perché questa sera c'è un posticipo importante in Serie B. Buonasera Andrea. Sì, buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Si sta per giocare l'atteso posticipo al Barbera tra Palermo e Verona. Seguiremo l'andamento della partita. Si sta giocando in Serie A il posticipo tra Bologna e Chievo, 0-0 il parziale, gol annullato a Orsolini in apertura di gara. Circa la giornata, oggi il Pescara ha subito ripreso gli allenamenti dopo la partita di ieri, perché già venerdì si tornerà in campo contro il Perugia. Non ci sono notizie confortanti sul fronte Brugman, è difficile il recupero del capitano biancazzurro che anche oggi ha lavorato in via differenziata, così come i vari Campagnaro, Del Sole, Betel e Memusciai. Per Memusciai non ci sono problemi, Del Sole non ci sarà, da verificare poi le condizioni di Campagnaro e di Bettella. E per quanto riguarda il Perugia, anche la squadra di Nesta oggi ha ripreso l'allenamento, ma ieri ha riposato la squadra umbra che ha giocato sabato e perso contro il Benevento. Non ci sono particolari criticità. A te. Grazie Andrea. Abbiamo titolato questa sera un baffo in bianco e nero, ovviamente bianco e nero è stata la formazione che ha battuto il Pescara, una partita dal doppio volto ieri ad Ascoli, un primo tempo incoraggiante, poi nella ripresa invece l'Ascoli ha così conquistato questa vittoria grazie ad una supremazia territoriale. Partita decisa dai calci di rigore, più tardi la regia ce li farà rivedere al rallenti. Vorrei partire subito da Walter Nerone che era presente ad Ascoli. Nell'intervallo così si aveva fiducia di conquistare finalmente un risultato positivo ad Ascoli. Poi secondo te cosa è successo in quel secondo tempo? La sensazione netta, peraltro in parte indirettamente confermata anche da qualche affermazione di Pillon, e che la squadra abbia tentato di gestire, non so fino a che punto con precise disposizioni, però la sensazione è che abbia tentato di gestire una gara che non era in grado di gestire, semplicemente perché questa squadra, non, a mio modesto parere, fin dall'inizio, ogni volta che ha provato a gestire qualcosa ha pagato pegno, e ieri l'ha pagato nel modo più beffardo, un rigore del tutto casuale, una situazione di gioco del tutto innocua che è diventata decisiva. Però è emblematico che ti accadano queste cose nel momento in cui rinunci o non provi fino in fondo a fare quello che puoi fare. Vista la classifica, visti anche i valori tecnici complessivi, insomma, ci sta che il Pescara non si accontenta. Prima ricordavi tu che l'ultima volta fu nell'88, no? Quelli erano gol di Berlinghieri. Quelli erano anni in cui il Pescara andava a giocarsela pure a San Siro, e qualche volta gli andava anche bene, ma non dico che, insomma, ci sono stagioni irripetibili. Però ci sono anche occasioni che forse che poi diventano irripetibili. Colangelo, da Ascoli che segnale arriva per il Pescara con questa sconfitta? Arriva un segnale certamente non positivo. Intanto, se sei d'accordo con la valutazione di Walter sulla partita. Più o meno sì, solamente che io non sono molto convinto che Pescara potesse gestire la partita come vuole, cioè non è che viene schiacciata. Io purtroppo non sono andato, te l'ho detto pure prima,
ho preferito rimanere a casa e quindi ho visto questa partita così, ma mi sono reso conto che il Pescara non ci avrebbe fatto, perché l'Ascoli ha avuto più forza, ha avuto più fisico, più determinazione. E il Pescara purtroppo in questo periodo di fisico, determinazione, e io non vorrei invece che sia un fatto soprattutto atletico, un fatto fisico in sé per sé che ci blocca e ci stia facendo tornare un pochettino con i piedi a terra. Quindi condizioni a livello fisico e atletico? Io spero di no, o spero che stia facendo dei richiami così adeguati per poter essere in forma per i possibili playoff. Quindi alla domanda fatta a Guida, Edoardo, il segnale che ti arriva da Ascoli qual è? Ma io credo che il segnale fondamentale sia il fatto che la squadra avrebbe bisogno in questo momento di più ricambi che non ha. Perché io sono convinto che ieri il Pescara al secondo tempo abbia pagato pesantemente lo sforzo fatto contro il Palermo, perché pochi giorni prima, al contrario di ieri, avevamo fatto un brutto primo tempo e un grande secondo tempo. L'ultimo quarto d'ora Pescara aveva dato tutto per vincere quella partita contro il Palermo. Ieri l'abbiamo pagata pesantemente, Memusciai per esempio, che è stato l'emblema della vittoria contro il Palermo, ieri nel secondo tempo non si reggeva più in piedi, anche il suo fallo di mano secondo me è stato provocato dalla stanchezza, era annebbiato anche nei riflessi. E avremmo avuto bisogno di un ricambio a centrocampo, di avere qualcuno che potesse dare una mano a Bruno, a Memusciai, a Crecco, che erano in grande difficoltà, però con Brugman e Melegoni infortunati, Canutè evidentemente ancora in fase di rientro, Pillon non aveva probabilmente modo di rinforzare il centrocampo, forse avrebbe potuto fare qualcosa magari mettendo un terzo centrale, spostando un po' più avanti Balzano e Del Grosso per dare una mano al centrocampo, però la realtà è che il Pescara è crollato fisicamente nell'ultima mezz'ora ieri, quindi c'era poco da gestire, non ce la faceva, l'Ascoli aveva più fisico, più corsa, fortunosamente stavamo per portare in porto un 1-1 perché loro avevano comunque avuto una grande occasione da gol, avevano preso una traversa, stavamo per portare in porto un 1-1, l'evento sfortunato ci ha condannato, però effettivamente l'Ascoli, se c'era una squadra che meritava di vincere era l'Ascoli, però il Pescara deve recuperare energie. Allora Totò, Walter parlava di voglia di gestire il risultato, poi si è messo in risalto anche questo calo che probabilmente c'è stato e si è visto sul piano atletico, fisico. Hai qualche altra chiave di lettura sulla sconfitta di ieri? Ma no, l'idea di massima è questo, voglio dire, non dimentichiamo da dove viene il Pescara. Se io questo gran finale col Palermo per esempio non l'ho visto, cioè, rispetto a Palermo, anzi secondo me almeno il primo tempo è stato sicuramente migliore rispetto come partenza, magari senza quel rigore partita poteva pure cambiare, e non credo nemmeno che sia questa voglia di gestire, come diceva Colangelo giustamente, perché in effetti adesso quello che viene fuori sono le carenze di questa squadra. Edoardo dice sì, ci vorrebbe un ricambio, ma non c'è, vuol dire, forse la squadra in questo momento purtroppo è quello che ci dice di settimana in settimana. Noi ricordiamo che questa avventura verso i playoff era iniziata dicendo adesso ci sono 10 finali, beh insomma queste 10 finali Pescara credo che ne abbia vinta una, ma è un problema secondo me sia di condizione sia di tecnica, cioè non è la squadra. Sì, ricordiamo i tempi di Galeone, ma non è, cioè il livello anche tecnico credo che non sia lo stesso dello stesso, non ha ricambi, non ha, e in più in questo momento c'è un problema fisico, perché voglio dire, questa è una squadra anche abbastanza vecchia. Ora può essere, secondo me, una cosa che abbiamo detto più volte, il rimpianto, però senza controprova, può essere quello che durante la stagione è stato fatto poco da Pillon per trovare delle alternative che magari in corso d'opera potessero comunque alzare. Io ricordo verso il mese di novembre, sì, che già si parlava di questo. Pensavamo, diciamo, sì, speriamo sì, che infatti, duri questa è una cosa che viene da lontano, proprio sì. Perché in effetti insomma la classifica del Pescara credo che sia in linea e anche qualcosa in più rispetto a quello che va la squadra. Su questo, Francesco, vuoi aggiungere qualcosa in questo primo giro? Poi andiamo a vedere gli episodi del rigore. Non c'è molto da aggiungere, il Pescara continua ad andare avanti con alti e bassi e con i problemi
che ha da sempre, perché ieri in casa riesce a strappare punti, ieri buon primo tempo, marcia fuori casa, esatto, ieri primo sconfitte. Tempo buono, ripresa un po', anzi molto in affanno. Io tra l'altro diciamo, ho avuto la fortuna, ho visto solo il primo tempo perché poi avevo la partita del Teramo, quindi il secondo tempo ho visto poi gli highlights, ma con il Palermo il contrario, primo tempo disastroso e ripresa giocata quantomeno alla pari, ma anche anzi molto meglio del Palermo, quindi evidentemente in questo momento non quindi riesce questo a, discorso farebbe a cadere diciamo il difetto fisico atletico che è apparso ieri, il difetto fisico è quello, sia Memusciai non ha saltato, diciamo Memusciai perché è un giocatore che è stato simbolo e che è stato sempre tra i migliori in campo, non ha saltato una partita. In questo momento paghi pesantemente l'assenza di Brugman, perché un Brugman in condizione, magari dopo il primo tempo di ieri avresti giocato bene anche il secondo. E poi per concludere quello che diceva Totò, sono mesi che noi sono mesi che in tanti dicono, ma determinati giocatori, ossia quando li vedi per vedere se potranno essere pronti all'occasione, ossia quando ti capiterà. Servono, certo. Lo riprendiamo tra poco, andiamo a sentire qualche breve dichiarazione di Pillon su questa sconfitta. Fa male perdere partite a 5 minuti dalla fine, non so se è d'accordo con questa analisi, primo tempo equilibrato, seconda parte di gara diciamo abbastanza più tinte bianconere. Ma abbiamo avuto anche nel secondo tempo delle occasioni di ripartenza dove l'ultimo passaggio, l'ultima cosa, non abbiamo fatto gol, anche alla fine quel colpo di testa che abbiamo sfiorato il pareggio. Era una partita in equilibrio, loro nel secondo tempo forse hanno spinto qualcosina in più, ma siamo andati in difficoltà su errori tecnici nostri, su delle uscite, sulle uscite di palla, abbiamo perso dei palloni che potevamo benissimo gestire meglio e niente. Un vero peccato perché gli episodi hanno deciso la partita. A mio avviso il rigore del primo tempo non c'era loro. Perché abbastanza dubbio, quantomeno. No, non c'era proprio, assolutamente. E fra l'altro c'era un fallo su Sottil. Era rimasto a terra. Era rimasto a terra. Loro non hanno buttato fuori la palla, l'arbitro non ha preso la decisione di fermare il gioco e abbiamo preso un rigore che probabilmente non c'era. Quattro sconfitte in trasferta, Pescara è la squadra che ha fatto più punti all'Adriatico, c'è questa differenza diciamo tra i punti raccolti in casa e quelli in trasferta? Sì, è vero, questa è una cosa che mi fa male perché normalmente le mie squadre fuori casa raccolgono sempre dei punti, purtroppo siamo in una fase che in questo momento stiamo pagando anche gli episodi, il minimo episodio negativo prendiamo gol. Allora Pillon dice gli episodi hanno deciso la partita, in effetti è così, li andiamo a rivedere questi tre episodi, i rigori dell'arbitro Di Paolo di Avezzano, partiamo dal rigore accordato alla Pescara per questo intervento di Cavion su Sottil, anzi Sottil non so che ne pensate, è stata una delle note più liete della giornata di ieri. È stato un po' di vivacità quello che attualmente. Beh, è stato anche concreto, ha lottato, sì, uno dei più attivi. Su questo rigore tutti d'accordo che c'era? Guido, Walter? Sì, sì, no, il rigore. Avrebbe dato anche il presidente della Loro hanno protestato, sì. Hanno protestato sulla spallata, non no, sul fallo. Hanno protestato loro, ecco qui hanno protestato hanno su protestato, questa spallata. Ma c'era qualcuno che contestava addirittura all'inizio dell'azione. Sì, questi sono i highlights che non ci presentano l'inizio dell'azione. Sì, sì, c'è stato un fallo a centrocampo all'inizio dell'azione, però, che probabilmente era quindi era rigore sanzionabile, netto. Insomma. Quindi va a dare la spallata il giocatore là. Sì, no, sì, 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 bravo no, detto perché hanno portato. Sì, sì, sì. L'episodio invece che lascia molti dubbi, anzi pochi dubbi, perché in effetti l'intervento di Gravion sembra corretto. Andiamolo a vedere. Ecco, intanto l'immagine non c'è sugli highlights di Dazon di Sottil che è stato colpito a metà campo da un avversario. L'Ascoli ha continuato a giocare. Secondo voi questo intervento di Gravion su Ardemani, Totò?
Secondo me Graviano prende la palla e poi Aldemagni allunga la gamba e viene dopo, voglio dire, il contrasto. Quindi non è calcio di rigore secondo te? Avviso, almeno queste sono state le prime impressioni che ho avuto. Il VAR l'avrebbe potuto anche annullare, a velocità naturale sì. Io però l'arbitro lo assolverei. Era un momento di grande caos. Era un momento di grande caos, di grande tensione. La dinamica fa pensare di più, cioè fa pensare, autorizza a credere. Dopodiché perde la palla. Sì, no, ma al rallentatore non si discute. L'unico elemento che a me anche in diretta fa venire dei dubbi è quando vedo il giocatore che cade con le gambe pari e le ginocchia rigide. Quello normalmente, io non, adesso non è che non ho, non sono un grande studioso di biodinamica eccetera, ma quello non è un movimento naturale. Edoardo, però me l'hanno sentiamo Edoardo De Blasi. Io non perdono Gravion per questo intervento, perché era chiaro. Era rigore secondo te? Allora, è chiaro che col VAR può darsi pure che l'arbitro avrebbe potuto interpretare che lui mette la gamba. Il VAR ci sarà dalle semifinali. Gravion è in ritardo, entra in mezza scivolata e mette la gamba fra il pallone e la gamba di Aldemagni. Che doveva fare? Allora, è un intervento scomposto. Quello di Gravion è un intervento scomposto, in ritardo, gravemente colpevole, perché è chiaro che l'arbitro in quelle condizioni, in area di rigore, dopo tutto quello che è successo, ti dà il calcio. Qualunque arbitro avrebbe dato il rigore lì, qualunque arbitro, Enrico, dopo quello che era successo. Scusami, sì, Andrea. Enrico, se vuoi, abbiamo trovato il momento del presunto fallo su Sottil, se vuoi possiamo vederlo. Ah, in occasione di questa azione? Sì. L'evento precedente, il rigore poi su Aldemagni. Allora, facci rivedere questo momento. Qui c'è la spinta da dietro. Ecco, questo è il momento. Questo è il momento dello scontro. Colpo di Brosco su Sottil. Sì, Brosco, lo facciamo rivedere ancora una volta. A metà campo Sottil sta andando verso la palla. Da posto su Sottil. Guarda come si mette. Ma questa era da punire, però. Questa è da punire. Guido. Certo, Sottili era preso due stecchini da Brosco e un altro dal terzino lì. Questo era fallo su Sottili. Ma forse era anche da espulsione. Cercato pure. Quindi tu, Edoardo, sei molto severo su Gravion. Gravion purtroppo. Però non era rigore, Edoardo. Allora, lui ha messo la gamba. Lui è entrato in ritardo. È entrato mettendo la gamba fra il pallone e ha preso contemporaneamente forse la palla e sicuramente anche la gamba di Aldemagni. Gli si è tuffato sulla gamba, colpisce la palla e poi guarda, questa posizione della gamba di Aldemagni è tipica dell'attaccante che va a cercare la gamba dell'avversario, come ha fatto Dybala. È Aldemagni che va a cercare la gamba, non esatto, dovrebbe essere punito Aldemagni. Allora, quando il difensore mette la gamba in ritardo, il centravanti va a cercare, blocca la gamba, irrigidisce la gamba. Esatto. Siamo onesti, a velocità naturale, 10 armi su 10 danno quello rigore. È un rigore che avrebbe dato comunque. Dalle immagini, questo non è il rigore mai. In ritardo è Aldemagni. Rispetto a diciamo, Aldemagni. In ritardo, sì, infatti è Aldemagni che arriva in ritardo sulla palla, perché c'è Gravion sta messo male rispetto al pallone, perché Gravion sta in mezza scivolata, invece Aldemagni sta eretto, lo vedi la differenza della posizione? Quello è un arbitro, quello è un fallo. Sentiamo Guido. Qualunque arbitro avrebbe dato il rigore. Secondo me Aldemagni che fa fallo su Gravion. Allora guarda, nel senso che avete visto, è in netto anticipo. Avete visto Dybala come si è preso il calcio di rigore l'ultima volta? Allora Dybala irrigidisce la gamba e va a cercare con la sua gamba la gamba del bravo. Il terzino è arrivato. Vogliamo giudicare a Juventus Milan, che cosa parliamo? Gravion prende la palla, guarda lì, questo fermo immagine, ma poi se lui non si butta o non cade probabilmente il pallone riesce anche a pigliarlo lui a Demagni. Intanto non siamo d'accordo tutti quanti, almeno la maggior parte, qualunque riguardo. Benissimo. Qualunque arbitro avrebbe dato il calcio a velocità naturale, il rigore ci può stare.
con le immagini viste così il rigore non c'è. L'arbitro bravo, l'arbitro più attento anche se è vicino, vede l'anticipo, vede che Gravillon parte per andare sulla palla e nel momento in cui ha toccato la palla arriva, perché lo si vede, l'attaccante è a velocità naturale, tu arbitro Walter, non perché Walter dica qualcosa di inesatto, che Di Paolo era in difficoltà con l'ambiente ascolano. No, tu hai detto era un momento era concitato della partita, sì, c'era molto malumore, molto... è stato condizionato dal caos, ha preso questa decisione e punto e basta. Di Paolo ieri non ha arbitrato mica male, ha sorvolato su un paio di... tipo quel fallo su Sottil, sì. Però ha sorvolato anche qualcosa, diciamo, a ruoli invertiti. L'errore principale è che adesso a parti invertite, lì non dà rigore, tutti quanti ad Ascoli avrebbero detto Di Paolo, di Avezzano. L'hanno detto per tutta la settimana. Bravo, esatto. Allo stesso modo, quindi già c'era un precedente di errore da parte del disegnatore in Pescara-Lecce, che il Pescara poi vinse meritatamente, ma il Lecce quella partita se l'è segnata per mesi fino al ritorno, perché si lamentò di Di Paolo. L'errore è nel mandare un arbitro del genere per Pescara-Ascoli. Ma sai il designatore di dov'è? Morganti di Ascoli, quindi non è che si pone tutti questi problemi. Io credo che andiamo a vedere il terzo episodio. Io credo che l'errore più grave è quello di andare a vedere la targa della macchina dell'arbitro. Su quello sono d'accordo. Perché voglio dire, Di Paolo, io non lo conosco, parte delle persone, Di Paolo come la pensa? Potrebbe essere anche un tifoso sfegatato dall'Ascoli, che ne so io. Cioè, guardare la targa della macchina è una delle cose più stupide che fanno i tifosi. Io infatti non guardo a quello, però la maggior parte poi delle persone lo guarda. Andiamo al terzo episodio, purtroppo il fallo di mani di Memusciai in occasione dell'azione del secondo tempo. Ecco, Memusciai che cerca di conquistare il pallone e lì purtroppo la sfera, su questo siamo tutti d'accordo, non era difficile stabilire la massima come punizione. Si dice adesso, movimento incongruo del braccio. Allora, abbiamo visto gli episodi perché Pillon ha detto gli episodi hanno deciso la partita e lui si rammarica per il fatto invece che il Pescara fuori casa, rispetto alle squadre che ha allenato in passato, non riesce a fare punti. Voi date una spiegazione, non so, a livello tecnico, tattico, di questa difficoltà di fare punti in trasferta e soprattutto contro le grandi? L'Ascoli non è una grande, però gli scontri diretti il Pescara li ha persi quasi tutti, ha vinto con il Palermo in casa. Perché questa diversità di risultati? Guido. Ma intanto io che sono stato un grosso estimatore di Gravillon, adesso è un periodo nero, per esempio per questo giocatore che è stato, e tu lo ricordi, Walter, no? La prima partita io dissi, a me è un giocatore che mi piace moltissimo e fa la carriera. Ha ma questo signore di campionato da fare la prima parte è incredibile, sì, come? Però in effetti da quando questo ragazzo è stato o è l'aria dell'Inter che fa male a tutti, basta anche l'aria, no? Questo potrebbe essere un'ottima chiave di lettura. Cioè calato in una maniera incredibile, si è perso. In effetti devo dire che, come l'ho stimato Walter dall'inizio, in questo momento devo dire che è un punto debole di questa squadra. E quindi è stato un perdo in questo momento, insomma di gol ne pigliavamo anche pochi, o quantomeno riuscivamo anche a segnarne di più. E poi, come diceva giustamente il dottore, è un fatto che la squadra è stanca e non siamo riusciti, ecco. Io, ma lo è anche in casa, perché sì, in casa però fa risultato in casa, dico, siamo stati anche abbastanza fortunati ultimamente. In caso io sono d'accordo col Palermo, insomma siamo stati bruttissimi. Io che con Pillon non è che ce l'abbia, perché chiaramente ha fatto il massimo che poteva con questa squadra, però sono anche d'accordo che se avessimo sfruttato meglio la rosa al completo e quindi conoscendo a fondo un po' tutti, in questo periodo avremmo le pedine giuste per poter cambiare chi è stanco, tipo ecco Brugman, che ha fatto 200 partite negli ultimi due anni, non so quanti, da quanto tempo, e adesso ha giocato anche secondo me in fase che era anche infortunato in qualche situazione, sì. E adesso secondo me è arrivato, perché chiaramente è stanco, così come potrebbe essere Memusciai. E io per esempio ti ripeto, purtroppo si è fatto male, non c'è
ma il ragazzo dell'Atalanta, Menegoni, per me Menegoni era un giocatore fortissimo. L'ho visto, mi ricordo, intanto si è operato a Barcellona, l'Inter bene, meno male, sono contento per lui, perché il ragazzo bravissimo. Io con Livorno, mi sembra, in casa fece una partita, però dopo questa squadra, dopo questa partita, stranamente scomparve, è scomparso. Cioè sono quei piccoli sintomi, quelle piccole situazioni che difficilmente io riesco a rendermi conto come non, ecco, si voi possa. Che partecipate ai salotti televisivi sapete che sono due i temi più discussi e ricorrenti. Il primo, che secondo molti questa squadra era partita per salvarsi, quindi oggi, ritrovandosi nei playoff, ha fatto più di quanto era nelle previsioni, anche se partire a fari spenti non significa puntare alla salvezza, ma puntare ad un campionato dignitoso. Il secondo argomento riguarda il mercato di gennaio, perché molti ritengono che questa squadra si è indebolita. Allora, facciamo un passo indietro sul fatto delle ambizioni iniziali. Credete che si puntava solo alla salvezza o no? Walter, poi Totò e Guido. Sì, vai. Io ci credo abbastanza. Cioè la società ha investito 10 milioni per puntare alla salvezza. Che non ci fossero grandi ambizioni. Certo c'era un po', come dire, un po' di cautela in più, magari. Per non illudere nessuno, certo. Si cercava di evitare, come l'anno prima, di partire con dichiarate ambizioni, poi rivelatesi subito diciamo così, infondate. Però, del resto, secondo me ci sono delle conferme anche abbastanza, come dire, plastiche, no? di una dimensione inadeguata di questa squadra, e io le racchiudo in due elementi banalissimi. Uno, escludendo il Palermo dell'altro giorno nel modo in cui si è visto, i big match questa squadra li ha persi tutti. Ora, che ne perdi qualcuno può essere casuale, se li perdi tutti forse c'è qualcosa di strutturale. Due, io ho in mente lucidamente 6 partite 6 con le cosiddette piccole. Cosenza dentro e fuori, Cremonese in casa, Ascoli in casa con l'uomo in meno e Padova fuori. Tutti pareggi e tutte partite nelle quali il Pescara, se avesse voluto, io non dico tutte, due le vinceva. A Padova sappiamo tutti come andò, no? 2-0, 2-2. A Cosenza. Ma quando dici se avesse voluto, chi? No, allora, cioè, torniamo... se avesse voluto, nel senso se avesse saputo. Allora andiamo al succo della mia storia. La personalità, l'autorevolezza, la credibilità. Il fattore campo nel calcio esiste, ma quello arriva dopo. Il fattore campo nel calcio è un valore. Se tu vai a guardare in tutto il mondo, il fattore campo esiste, però esiste tanto di più, tanto meno la squadra è di livello. Tanto più si sale di livello, tanto più è indifferente, ed è ovvio, no? Ed è indifferente il fattore campo. Il Pescara, che ha viaggiato per 4 mesi addirittura in Serie A, da posizione di Serie A, questo elemento del fattore campo l'ha sempre sofferto. E allora dico io, perché? Perché evidentemente non aveva l'autorevolezza della grande. Forse quel partire a fari spenti ha convinto più la squadra che non il pubblico, nel senso che a un certo punto pure loro si sono detti... Cioè vuoi dire, Walter, che nel momento in cui è arrivata al traguardo, quando c'è stata un po' più di pressione ambientale, non ha avuto la capacità di saper gestire il momento. Non ha avuto la personalità di gestire. Del resto, tecnicamente, diciamocelo, senza Brugman, e appena Mancuso si appanna un po', sta squadra che fa? Totò? Vengo da te, Francesco. Sì. Totò. Ma sì, voglio dire, però cercare di ricordare che la partita più bella che ha fatto il Pescara è stata fuori casa, a Salerno, la partita di Salerno. O prima c'era stata la vittoria alla Spezia, nettissima, c'era stata una grandissima partita a Padova, cioè una partita pareggiata nell'ultimo minuto di recupero, dove è stato 2-0. No, io, cioè, sì, tutti i discorsi sono validi, per l'amor di Dio, però la verità è che questa è una squadra stanca e vecchia.
che alla lunga è quello che stiamo ripetendo dall'inizio. Purtroppo queste alternative, abbiamo parlato di Melegoni giustamente, in quel periodo anche Melegoni, che pure ti dava l'impressione di essere un giocatore in grado di dare qualcosa in più a questa squadra, è stato emarginato, vuol dire, alla fine poi adesso sta fuori per infortunio. Quello che è mancato, quello che invece ha avuto per esempio il Lecce, cioè il Lecce quando siamo partiti, non è che Pescara è partito solo con l'idea di salvarsi, è partito con una squadra, diciamo, competitiva, che comunque il primo obiettivo doveva comunque essere la salvezza, ma è lo stesso obiettivo che aveva il Lecce. Probabilmente almeno all'inizio ce l'aveva anche il Brescia. All'inizio, quando si parlava di squadre candidate, c'era il Crotone prima di tutto, perché Crotone rischia addirittura la stessa Cremonese ha investito molto, la stessa Cremonese, voglio dire, la Serie B non è un cambiamento. Quindi tu parli più di gestione del gruppo. Io di gestione del gruppo dall'inizio, sì. E poi delle carenze che appunto questa squadra ha anche sul piano tecnico. Se andiamo a vedere la partita di domenica, non è che è stata una scelta quella di Pescara di chiudersi e di rinunciare al gioco. Se ci avete fatto caso, avete visto, Pescara cercava sempre di attaccare lo stesso con Del Grosso. Cioè era sempre la stessa azione, Del Grosso che se ne andava sulla fascia e poi faceva un cross che probabilmente se ne andava o se ne andava in curva o se ne andava dall'altra parte. Ne abbiamo visto almeno 4-5 volte, quindi il problema... Purtroppo è disorganizzazione tattica. No, io parlo di tecnico e di fisico, voglio dire. Che, di tenuta. Insomma, la lunga in questo momento la squadra che non ha avuto la forza di crescere con le sue la possibilità di ricambiare questa squadra, di dargli maggiore fisicità, maggiore forza, maggiore gioventù durante l'anno, ma ripeto, poi anche questo è un discorso che stiamo facendo adesso, che non ho. Edoardo, tu invece cosa ti senti di dire su questo argomento? Perché la classifica è sempre molto bella, però qui sono a rischio anche i playoff, perché la partita, sì, di venerdì, sì, è un po' non il crocevia della stagione. Sarebbe una tragedia. Se si vince puoi anche salire, sì, al terzo, sì, posto. Allora, io penso Enrico che questa squadra fuori casa abbia fatto delle belle prestazioni alla Spezia e a Salerno quando Marras era in splendida condizione, quando i nostri esterni davano qualcosa, purtroppo non in termini di gol, però in quel momento Mancuso segnava da qualunque posizione e riuscivamo a supplire. Da quando Mancuso si è un po' ridimensionato, perché non segna più come giocatore d'andata, a noi mancano completamente i gol degli esterni. Cioè noi siamo, credo, l'unica squadra in Serie B che non ha avuto un gol che sia uno dagli attaccanti esterni alti. Marras, Del Sole ha fatto quei due gol contro il Lecce quando eravamo 11 contro 9, ma Marras, Capone, lo stesso Del Sole e adesso Sottil, in realtà non hanno segnato, non hanno dato nulla come contributo. Ora, quando tu giochi fuori casa... Scusami, però c'è una bella differenza, c'è chi ha fatto 30 partite e chi ne ha fatte forse 30 minuti. Noi non abbiamo, noi comunque, qua se non i gol li abbiamo avuti da Mancuso, da Gennarino Scognamiglio, qualche gol mi pare da Monachello, 5 gol, da fuori area, da Memusciai, da Brugman, quando c'era da Machine. Ma gli esterni non ci hanno dato nulla. Ora, per vincere le partite fuori casa, per esempio, bisogna giocare soprattutto negli spazi in contropiede, sì, e tu dovresti contrattaccare, dovresti avere degli esterni che arrivano in area di rigore, tirano e fanno gol. Noi non abbiamo avuto niente dagli esterni. Scusa, dovresti avere anche dei difensori che fanno 90 minuti avanti il giro, come ho capito, però squadre. Balzano e Del Grosso, i nostri, dopo 20 minuti Balzano e Del Grosso un tempo, certo, Balzano e Del Grosso un tempo reggono. Tant'è vero che Balzano e Del Grosso reggono un tempo e non è che possono, certo, fare anche gol, no. Nel senso che sarebbe bello che facessero anche gol, anche se Del Grosso l'ha fatto un bel gol su cross di Balzano contro l'ultima partita. Però, scusami Edoardo, legando al tuo discorso, i numeri parlano chiaro, perché Sottil ha disputato due partite ieri, anzi. No, io ho detto tutto il blocco degli esterni. Non è un blocco, perché hanno giocato sempre gli stessi. Sì, ho capito, io ho detto il blocco dagli esterni.
poi li ho messi in ordine di presenze, no? Marras, Capone, e poi Del Sole, e poi alla fine Sottil. No, noi Marras, non abbiamo. Solo Marras ha giocato. Solo Marras, dall'altra parte. L'anno hanno fatto 10 minuti. Antonucci, ecco, me l'ho scordato Antonucci, scusami. Marras, Antonucci, Capone, poi quell'altro Del Sole. Quindi, insomma, dipende dagli insomma noi non abbiamo avuto nulla dagli esterni. Non mi spieghi come si fa in un 4-3-3 a vincere le partite, soprattutto fuori casa, se gli esterni non fanno mai un gol? E questo è il uno dei problemi del Pescara. Quindi noi facciamo il possibile con quello che abbiamo, però non possiamo. Allora, ecco che il 3-5-2, perché Balzano e Del Grosso probabilmente, quando hanno le spalle un po' protette da un terzo centrale, però, magari sai, danno una mano. Segni che il 3-5-2 visto con il Palermo è stato inguardabile. Poteva finire 5-1. È stato inguardabile il primo tempo, è stato inguardabile tutto. No, cioè, no, finiva 5-1 era normale. Il primo tempo finiva 5-1. Certo, vabbè, il Palermo è nettamente più forte del Pescara. Però era un Pescara. Guido, il secondo tempo abbiamo giocato bene. Io penso che qua dobbiamo smettere di parlare di numeri. Cioè, quando parliamo di 3-5-1, sì, ma cosa vuol dire? Cioè, io infatti a fine partita col Palermo volevo mettermi lì in tribuna a strillare contro Pillone, no? Ma io gli voglio bene, Pillone lo stimo, ha fatto tantissimo, però quella partita ti fa capire che lui non ci ha capito niente, proprio zero, per un motivo semplice. Ma tu, tant'è vero che io devo fare una proposta alla FIGC, a qualcuno, scriviamo, datemi una mano, per vedere un po'. Cioè, l'allenatore, mettiamolo in tribuna, basta da sopra, perché la panchina, perché non capisci, non si vede niente dalla panchina, secondo me. Dalla tribuna. Tutti gli allenatori, ma tutti gli allenatori, non so perché. Dall'alto si vede. Cioè, è possibile che ma è possibile che non si vede, che non poteva giocare con Del Grosso e Balzano al centrocampo? Allora metti, giustamente dice il dottore, metti due esterni alti in maniera che li fai male probabilmente. Invece, quando si vedeva solo Del Grosso al centrocampo, non sapeva in quale posizione fermarsi. Ogni tanto partiva Balzano, cioè voglio dire, una partita veramente inguardabile. Se avessimo perso quella partita, come diceva giustamente il dottore, 7-8 a 1 era normale. Il primo tempo quello è stato. Quindi voglio dire, insomma. Sul discorso, cioè, Francesco, e poi andiamo in pubblicità. Sul discorso, la squadra è partita solo pensando alla salvezza o cose del genere, lascio il tempo che trovo, perché c'è modo e modo di pensare. Il Carpi e il Padova sono partiti per salvarsi, il Pescara è partito per raggiungere, come poi ha raggiunto, la quota che di solito dà la permanenza, con il maggior numero poi di giornate da giocare. E doveva essere questo anche un calo di pressione, ossia la squadra avrebbe dovuto adesso, bravo, continuare a giocare. Il primo traguardo l'abbiamo raggiunto, siamo stati tutto l'anno con le prime 4-5, adesso ce la possiamo giocare con tranquillità. Adesso stanno mancando le forze, lo si vede. Dice, ma com'è? Sì, perché col Palermo ha giocato il primo tempo col motore spento e poi ha acceso il motore nella ripresa. Ieri hai dato tutto il primo tempo, gli ultimi 18 minuti. Ma sì, dopo ma... il pareggio. Appunto, sì, esatto, bravo. Gli ultimi 20 minuti, e ieri hai giocato un primo tempo alla pari con un avversario che la classifica dice che qualche qualità in meno di te ce l'ha, perché ha qualche punto in meno, è un eufemismo. Però poi il secondo tempo non ha avuto più la forza per fare quello che in modo molto elegante ha detto Pillone. Questa è purtroppo la realtà di questo momento. Andrea, aggiornamento per Palermo-Verona? Allora, sempre 0-0 al Barbera, partita bella, intensa, un po' più di Palermo rispetto al Verona, ma davvero si gioca sul filo dell'equilibrio con una grande intensità. 0-0 anche tra Bologna e Chievo, e poi una notizia che arriva da Livorno, fiducia a tempo per il tecnico Breda, ha detto il presidente Spinelli, ci siamo rilassati un po' troppo, dobbiamo battere il Brescia nella prossima partita. A te. Ecco, e prima di andare in pubblicità vorrei parlare in breve di una bella iniziativa che c'è stata sabato nel comune di San Bartolomeo in Bosco, provincia di Ferrara, perché c'è stata una cerimonia per intitolare il centro sportivo locale all'indimenticabile
capitano del Pescara Vincenzo Zucchini. Erano presenti i figli Massimo e Giorgio con il piccolo Vincenzo Junior, che per la prima volta si è recato nella terra natale del nonno. Da quella città emiliana Zucchini arrivò nel 1973 a Pescara vestendo la maglia biancoazzurra fino al 79, conquistando due promozioni in Serie A, quella maglia numero 4 ritirata dalla società Delfino Pescara dopo la sua morte. I ringraziamenti durante la cerimonia del figlio Giorgio, che andiamo ad ascoltare proprio da San Bartolomeo in Bosco. Noi San Bartolomeo l'abbiamo sempre nel cuore, nonostante la distanza, perché è un po' il posto in cui custodiamo i ricordi con nostro padre, che è sempre con noi. Quindi vi ringraziamo e speriamo di venirvi a trovare spesso. Grazie a tutti. Una bella iniziativa, speriamo che anche qui a Pescara si possa ricordare la figura di Vincenzo Zucchini con qualche iniziativa. Francesco? E questo volevo dire, sarebbe opportuno qualche cosa per ricordare in eterno, certo, Vincenzo Zucchini e possibilmente anche Bruno Pace. D'accordo, linea alla regia, torneremo tra qualche istante in studio, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21:47 minuti, Andrea Costantini, aggiornamento sempre da Palermo. Non vi sono novità, sempre 0-0, siamo a pochi istanti dall'intervallo al Barbera, quindi si va verso il parziale a reti bianche. A te. Oh, prima di tornare con i nostri ospiti abbiamo una bella notizia per la città di Pescara, non di calcio, perché l'associazione Pescara Bridge si è laureata campione d'Italia ieri di bridge per società sportive, il primo scudetto per una squadra abruzzese in questa disciplina. Facciamo i complimenti ovviamente al gruppo Pescara Bridge. Allora, nel girone di ritorno, perché adesso intavoliamo il discorso di questa nota che molti sostengono, il Pescara dopo il mercato di gennaio non si è rinforzata, c'è dovuto Palazzi, Macin, è arrivato Bruno, per molti questa è una causa del calo della squadra. Il Pescara alla fine del girone d'andata, ricordiamo, era secondo in classifica con 32 punti, nel ritorno ha conquistato solo 16 punti, ecco, se dovessimo fare una classifica nel girone di ritorno il Pescara occupa il 12° posto. Secondo voi il mercato ha condizionato questo girone di ritorno oppure può essere una causa? Edoardo? Pescara non si è rinforzato a gennaio e quindi Sebastiani può dire quello che vuole, nel senso che lui sa quali sono le sue forze finanziarie, quello che poteva fare, però è evidente che il Pescara, non dico che si sia indebolito, però una squadra che vuole cercare di mantenere quella posizione di vertice, sapendo che le altre tra l'altro si stanno rinforzando, avrebbe potuto e dovuto fare un piccolo sforzo per rinforzare la squadra, che non è stato fatto. Faccio un esempio per tutti: un centravanti che potesse affiancare o sostituire quando Mancuso non stava bene, un centravanti che aveva dei gol nel suo score, bisognava prenderlo. Ora non so, Melchiorri sembra che fosse impossibile, Lamantia non so perché sia finito a Lecce, però un attaccante di spessore non è arrivato. Un altro centrocampista, in quel momento probabilmente si è pensato che Canutè, Melegoni potessero dare un adeguato ricambio. Certo, Bruno poteva essere una buona risorsa per le partite in cui bisognava contenere, però non è che Bruno lo si può considerare un rinforzo per andare in Serie A. E quindi invece adesso è costretto a giocare titolare tutte le partite e anche lui ha dei limiti fisici perché la squadra ha una certa età. I ragazzi che c'erano in organico, ci sono in organico, Pillon non li vede perché penso al Terzino, Elisalde, lo stesso Del Sole e altri non li abbiamo praticamente mai visti in campo. Bentella anche. Bentella. È chiaro che a questo punto la squadra sta calando fisicamente perché Balzano Del Grosso, Bruno, Memusciai, Campagnaro hanno tutti i loro anni e quindi la squadra non si è rinforzata. Quindi si fa quel che si può, non è che sia che fosse obbligatorio, Francesco, andare in Serie A. E questo, ho fatto i nomi di quei 7-8 giocatori. Questo aspetto si incrocia con la gestione parziale del gruppo. È logico, a disposizione. Sì, come non si incrocia? Adesso lo paghi, perché quelli che hanno giocato sempre, ossia Maras ha fatto un girone di andata da 8 e mezzo, ha giocato delle partite favolose. Il girone di ritorno ha cominciato a rendere sempre di meno e non c'era un'alternativa, perché anche se ci fosse stata non la prendeva in considerazione. Il girone a gennaio è andato via solo Macin, che Palazzi non aveva mai giocato, e poi Palazzi aveva chiesto apertamente di voler andare via. No, Macin ha chiesto apertamente di andare via. Anche, bravo, e anche Macin. Anche perché ricordiamo anche che Macin non veniva spesso utilizzato e spesso usciva tra i fischi anche all'Adriatico. Stavo arrivando proprio a quello. Macin adesso, no, tutti quanti dicono, è stato ceduto. No, Macin non è stato rimpiazzato. Ma Macin non è che avesse entusiasmato tutti, nonostante la buona volontà del ragazzo. Ma ripeto, tra l'altro, chiedo scusi, i giocatori tra di loro in Italia io credo che parlino, si sentono, oltre che sui social, con i telefonini, i procuratori tra di loro si sentono, e secondo me molti giocatori a gennaio, sapendo come giocava Pillon, che non modificava e non dava spazio agli altri, forse, dico forse, questo non vuole essere né una critica, così è un modo di buttare un argomento. Tu dici che andiamo a fare a Pescara se giocano sempre gli stessi? Beh, è logico, ma perché era vero, esatto, fino a quel momento avevano giocato. Se uno vuole fare nella vita il giocatore, se lo deve pure anche conquistare. Mette pure sono d'accordo. Perché non è che il posto te lo danno. Sì, ma ti ripeto, però c'erano e ci sono 7-8 giovani. Cioè, che parliamoci chiaro, quelli che si diceva dovessero venire qua, che stanno a fare?
Tumminello fa la riserva a Lecce, Bianchi, Rossi, come si chiama quella da Lazio, sparito dai radar, l'appello di quelli che dovrebbero essere i fenomeni che Latte, la pensiamo diversamente. Io sintetizzo, quei 7-8 ragazzi che sarebbero potuti essere prima. I 7-8 ragazzi che adesso potevano magari dare qualcosa se li avessimo visti nel senso se avessero giocato una volta una partita, una volta mezz'ora, ossia presi più in considerazione, forse oggi ti potevano risultare utili. Allora, che adesso Bettella, Bettella perché è infortunato, ma ha giocato mai questo Bettella? Bellini, ma quando l'hai visto giocare Bettella tu? Dove l'hai visto giocare Bettella? Non l'abbiamo visto, quello di Bettella, dico. Costa. Quello ti sto dicendo, un ragazzo, un organico. Ti dico un'altra cosa, a gennaio, di solito, per rinforzare una squadra, di solito, si pigliano giocatori fatti, pronti, che tu sai, questo limita quello, poi... Può succedere pure che quello non ti dà quello che ti aspetti. Ci può stare anche che esplode un Carneade, un giovanotto semisconosciuto. Ma se tu devi rinforzare una squadra a gennaio, mi perdonino gli interessati ai quali auguro tutto il bene del mondo, non è inseguendo i Tumminello e i Scamacca che rinforzi una squadra che è terza in classifica. Walter, se non hai la possibilità, bene, se non hai la possibilità di prendere il Budimir o il Lamantia, bravo. Se non hai ma scusa un momento, posso un secondo? No. Ma se alla fine, scusa, se alla fine del girone andata il Pescara era secondo in classifica, credo che tutti quanti speravamo che la squadra non fosse smantellata, anzi temevamo la cessione di Brugman, la cessione di un altro, l'importante infatti io quello che non dire. Si smantella. Infatti non è credo stata... che non sia stata rinforzata. Ma perché io devo, allora vi faccio una domanda che può essere anche banale, ma se io sto secondo in classifica con quel gruppo di giocatori e ciò 7-8 giovani che possono essere dei rincalzi e sono secondi in classifica, cosa gli devo rinforzare a questa squadra? Gli devo dare le alternative ce l'ha in casa, non sono state utilizzate, io fino a quando morirò la penso così. Guido, come la pensa? Vicino a Francesco sono nel senso che io già a volte eravamo presenti, dissi che il Pescara avrebbe fatto un ottimo campionato perché c'aveva anche per la prima volta, diciamo, una bella panchina lunga. Dissi proprio queste parole: la panchina era lunga. E quindi, però, il problema è sorto con la gestione dei panchinari, con la gestione del turnover. E questo turnover non è mai esistito, e il problema più grande è proprio questo. Perché adesso, giustamente come state discutendo voi, non sai a chi affidarti. Poi quando qualcuno sento ci siamo indeboliti perché è stato dato Machine, ma che so chiacchiere Machine, no, ma io quando entrava Machine dico oggi perdiamo, gioca questo qua, cioè voglio dire non ci siamo rinforzati, capito? È sempre il solito discorso di chi quello che manca, quello che va via è sempre più forte, invece non è vero, io penso che non sia così. Io dico che il Pillone ha fatto un lavoro eccezionale, però si è perso nel turnover di questa squadra, perché se avesse fatto e misurato proprio il minutaggio dei giocatori giusti e ci aveva adesso le idee chiare, saremmo una squadra che potrebbe benissimo aspirare a fare i playoff e andare in Serie A. Totò, sul fatto di pensare di avere giocatori pronti al mercato di gennaio, era sempre la situazione più difficile, più delicata, perché i giocatori forti chi ce l'ha ovviamente se li tiene. A quel punto questa non è una concausa, secondo te, del rendimento negativo nel giorno di ritorno, oppure c'è un fondo di verità? No, io sono d'accordo sia con entrambi. Il problema vero è che in effetti, voglio dire, questa storia di questo turnover mancato alla lunga ha pesato, perché non dimentichiamo, la squadra ha chiuso al secondo posto, quindi è una squadra che aveva bisogno di poco, aveva bisogno di alternative, anche per giocare diversamente le partite. Cioè, noi Sottil l'abbiamo scoperto a metà aprile, perché è arrivato a gennaio. Bettella non sappiamo che giocatore è, perché non l'ha visto nessuno, però intanto è capitano nazionale Under-19.
per inciso, non l'abbiamo mai visto. Pinto l'abbiamo visto una partita. Bruno abbiamo visto tre partite, in due partite su tre è stato uno dei migliori in campo, e tra l'altro mettiamoci pure questo. Quindi è la gestione, e li salde mai, ma io ci aggiungo, io ho parlato tempo fa anche di Borrelli, cioè questo centravanti. Sì. Allora Pillon a gennaio andando dal presidente dice: io questi ragazzi non li faccio giocare, mi prendi va bene lo stesso, però dopo non le ambizioni si modificano, perché dal secondo posto puoi scendere pure al nono. Ma non lo dicono, dai, non lo dicono. Ma lo sai, non lo dice, allora è inutile che qua ci giriamo attorno. Ma l'ha dimostrato con la gestione che ha fatto, cioè Marras, io tempo fa ho detto come prezzemolo, perché va bene dovunque, voglio dire. E mo è crepato, l'ha schiattato. Però con le dichiarazioni del presidente pensi che sia cambiato qualcosa nella testa di Pillon? Adesso questa variazione di moduli continui, una settimana si gioca con il 3-5-2, 4-3-1-2, no, io guido, quando si dice i numeri lasciano io credo tempo che trovo, io però. Credo che abbia capito che la squadra abbia tanti problemi, per cui mentre all'inizio non la cambiava mai, ma quella era una squadra che comunque faceva risultato, spesso giocava pure bene, voglio dire, adesso invece lui sta cercando, sta cercando le soluzioni, perché probabilmente anche lui capisce che questa non è la squadra che in questo momento è brillante, anzi ha tanti di quei problemi, per cui cioè, cambiando in questo modo è ovvio che spesso può anche sbagliare, come è successo col Palermo, il primo tempo di Palermo, come è successo anche ieri, voglio dire, alla fine quegli ultimi fermo restando che Pillon ha i suoi grandi meriti, ma sì, ma nell'aver tenuto il Pescara sempre nella parte alta della classifica e nel constatare che oggi è in piena corsa per i playoff. Adesso stiamo vedendo il rendimento delle ultime settimane. Pillon è vittima di se stesso sulla gestione, cioè, in che senso? Sì. Ha creato grandi aspettative che poi, per motivi che adesso diciamo possiamo solo supporre, ma in qualche modo non ha poi in qualche modo gestito, ovvero come viene fuori anche dal dibattito di stasera, tu finisci il girone andato secondo in classifica, terzo in classifica, dopo aver viaggiato sempre a quei livelli là, bene o male un'idea sui problemi della squadra ce li avevi, no? Ora, sì. Fermo restante che questa società non ti poteva comprare il giocatore che viene e ti cambia qualcosa, dovevi per forza crearti qualche piccola alternativa nel serbatoio che hai. Secondo me, in difesa, adesso uso una parola pesante ma nel senso proprio più leggero possibile, in difesa è ostaggio dei vecchi, perché sono quelli che ti danno più equilibrio, perché quelli che ti aiutano magari a reggere lo spogliatoio, eccetera. Per cui inesorabilmente, io lo dico da qualche anno, da quando c'è sta Campagnaro a Pescara, non è più sbocciato un difensore, ma mica per colpa di Campagnaro. Non gioca mai. Mica per colpa di Campagnaro, ma per colpa della sua ombra. Cioè vicino a Campagnaro fanno quasi tutti brutta figura, pure se lui li vorrebbe aiutare a crescere. Però i numeri ci dicono che quando ha giocato Campagnaro i risultati sono arrivati. Fuori casa il Pescara con o senza Campagnaro diciamo non ha divertito granché. Dentro casa io non c'è la controprova. Dentro casa non c'è la controprova, perché non è che voglio dire quando c'è la... Ma io voglio dire, il concetto mio non è discutere con Campagnaro, Scognamiglio, Balzano, Del Grosso, ci mancherebbe. Il problema è che questa squadra, io parlavo di Pillon è arrivato a gennaio, era secondo, terzo in classifica, viaggiava sempre là con quell'organizzazione. Il limite qual è stato? Quello di non aver trovato. Beh, però Ostaggio dei Vecchi sembra che abbia subito, forse l'ha scelto lui. Allora, la prima cosa che ha subito il presidente è il famoso piano B. Sì. Ora, quando tu arrivi a cambiare qualcosa dopo che il presidente l'ha detto quattro volte in tutti i modi, come dire, l'ambiente dice: ecco qua, ha cambiato perché gli ha detto presidente. Poi fai marci indietro, peggio mi sento. Allora non ci avevi capito, allora sei in confusione. Ma per piano B però credo che non sia soltanto un cambio di modulo, cambio di atteggiamento. No, cambio di atteggiamento, cioè, lo dico, cambio di atteggiamento. Perché 4-3-3 del giorno allora, d'andata la con mia 4-5-1, idea, no? La mia idea è che sta squadra è viaggiata in fuorigiri tutto il giro di andata.
ha monetizzato un piccolo vantaggio che avevo, c'è il gruppo storico lo stesso dell'anno scorso, l'allenatore lo stesso, ha monetizzato in autunno quel vantaggio di partenza e lì è stato bravo l'allenatore. Dove ha avuto qualche difficoltà, magari perché il materiale umano non lo ha aiutato, è stato nel momento in cui doveva aggiungerci o variare qualcosa, perché l'avversario, come è stato... Siete d'accordo con questa analisi di Walter, Edoardo e Guido, cioè che i vecchi hanno un po' condizionato le scelte dell'allenatore? Guarda, io Enrico sinceramente non sono molto d'accordo, perché per esempio voglio ricordare che Gravion, giovanissimo, abbiamo detto tutti, non solo che, Campagnaro in generale, appunto, no, cioè. Gravion giovanissimo è cresciuto, è diventato un giocatore importante e abbiamo detto tutti grazie alla guida, dopo, all'esperienza di Campagnaro. Non gioca quando ci stanno i due Gravion sta giocando sempre, no. Gravion ha giocato Gravion credo che sia il difensore che ha giocato di più, Gravion è stato quasi sempre presente, o con Campagnaro o con Scognamino. Io credo invece, adesso non per difendere Pillon a tutti i costi, perché lui sa quello che vede negli allenamenti settimanali, che Pillon sia rimasto molto deluso come me del rendimento di alcuni giovani sui quali si pensava di poter contare, e te ne dico due tra tutti: Capone e Antonucci. Capone si è infortunato. No, Capone dopo Quando ha giocato. Allora, Capone quest'anno, quest'anno si è infortunato, ma prima dell'infortunio. Due partite aveva fatto. E non ci aveva messo una nota. Dopo l'infortunio, lui lo chiama in causa continuamente. Pillon fa giocare Capone ogni volta che può, anche quando Edoardo, non dovrebbe. Io credo. Non è così. Capone ha realizzato totale 7 partite, due da titolare, non è giudicabile. Adesso Capone è entrato, ad Ascoli per esempio. Cioè, ma per essere corretti sul minutaggio. No, ho capito, Capone quando ha giocato quest'anno non ha reso, un po' per l'infortunio, un po' per la sua indolenza, un po' per il suo carattere, Capone non ha dato nulla a questa squadra. Antonucci, lo dico da grande tifoso di Antonucci, nel senso che quando abbiamo preso Antonucci, io che sapete seguo la Roma, seguivo la primavera della Roma, ero felicissimo che fosse venuto a Pescara, perché è un ragazzo di grandissime potenzialità. Antonucci purtroppo, anche quando abbiamo giocato col 4-3-3, non è stato all'altezza del rendimento. Non pensi che sia stato gestito male, cioè non è stato gestito io gradualmente anno da professionista. Ho capito, però quando però non ha tirato, vabbè, ho capito. Ragazzi, qua noi stiamo parlando della Serie B italiana. Giocatori come Antonucci, come Capone, tutto sommato anche come Del Sole, che tornava dalla primavera della Juventus, ci si poteva aspettare di più. È colpa di Pillon che abbiano dato poco? È colpa loro che non si sono allenati adeguatamente e non danno l'anima quando entrano in campo? Non lo so. Io so soltanto che i giocatori che hanno dato tanto a questa squadra sono i giocatori più esperti, come Gennaro Scommagnamiglio, come Ledian Memusciai, come Brugman, che sono quelli che hanno tirato la carretta, che hanno portato, e lo stessi Balzano e Del Grosso, con i limiti che hanno, perché i 90 minuti non li reggono a fare avanti e dietro. Perciò la delusione sono i giovani. Certo, alcuni non li abbiamo proprio visti, Elizalde, l'altro terzino, non li abbiamo visti, non lo so perché non li fa giocare, però io credo che Pirò non sia un masochista. Presumo che se questi ragazzi fossero in gamba come era Gravion nel girone d'andata, avrebbero trovato spazio. Guido, sei d'accordo? Ma è difficile, la situazione è complicata, perché ecco, io dico per esempio, scusami, noi abbiamo visto, io ho visto Del Sole esordire contro il Lecce, mi sembra, se non mi sbaglio. Ha fatto quei due gol. Entra agli ultimi 10 minuti e fa due gol questo ragazzo, io non lo conoscevo. Io poi è scomparso, però. E ti sembra normale? Io, ma mica ti ho detto che è normale. No, non era, la domanda non era di critica, era proprio una domanda. Quindi voglio dire, per esempio, no, ecco, ti ripeto, abbiamo visto Menegoni contro il Livorno. Io mi sono chiesto tante volte, ma che fine ha fatto? Forse è infortunato, si è fatto male. È scomparso, e quindi capito la situazione. Quindi probabilmente quindi questi giovani, ce l'ha dato Walter quando c'è stato ostaggio dei vecchi, ostaggio fra virgolette, ma no, ostaggio no, però evidentemente è stata una scelta.
scelta tecnica, che lui dice mi trovo così bene in classifica, sto secondo, primo, sto in Serie A, cioè, forse riusciamo a sfondare la classifica in tutti i sensi, e quindi ha lavorato poco probabilmente anche dal punto di vista psicologico nei confronti di questi ragazzi. No, perché chiaramente scusa Totò. No, parlando appunto di Del Sole, la gestione del gioco Del Sole, l'ho già detto l'altra volta, se entra in 10 minuti fa 2 gol, la partita dopo in qualsiasi campionato del mondo avrebbe rigiocato, cioè quello è matematico, cioè non è questione, anche perché non è che ha fatto dei gol, cioè sbattuto, ha fatto 2 grandissimi gol, voglio dire. Quindi il problema vero, tu vuoi colpevolizzare i giovani perché non hanno giocato, fammi capire, il problema vero è quello, la gestione di questa squadra. Se ha un difetto Pillon, che ha grandissimi meriti, è quello di averlo gestito male, perché noi non lo sapremo mai. Ma è la storia di Pillon, se questi giovani erano in grado. Sì, gol del Palermo al primo della ripresa, Nestorovski, a te. Non lo sapremo mai. Se domandi in Italia a 50 colleghi suoi, a 50 direttori sportivi, a gente che vive la realtà più di noi, ti dicono che Pillon è uno che nella sua vita, se no che venisse Pillon qua con i dati e ci dimostri il contrario, non è stato mai un allenatore che ha visto, che ha dato molto spazio ai giovani, non che non li ha visti di buon oggi, però questa è la realtà. E comunque qui a Pescara quest'anno si è verificato questo. Allora, andiamo in pubblicità, poi il riferimento sempre su Palermo-Verona e parleremo di Pescara-Perugia, che è un po' il crocevia di questa stagione. A tra poco. Gol di Nestorovski. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22:14 minuti, Andrea, non ci sono novità da Palermo, no? No, non ci sono novità, Palermo in vantaggio, buon inizio di ripresa per la squadra. Vediamo di Stellone. Vediamo la classifica giornata con questo parziale tra Palermo e Verona, con il Palermo che è al terzo posto in classifica con 53 punti, Verona 48 punti insieme al Pescara, e il Verona osserverà il turno di riposo il prossimo turno di campionato. Così resterebbero solo Lecce e Pescara con una partita in più rispetto a tutte le altre. E Andrea, prima ci davi notizie sull'infermeria e Walter Nerone vuole sapere soprattutto come sta Campagnaro. Beh, Campagnaro come sempre va valutato nel corso delle prossime sedute. Oggi ha svolto seduta differenziata, però insomma lo sta facendo già da diversi giorni. C'è sempre una grossa incognita sul conto del difensore argentino. Al momento, se dovessimo dare delle percentuali, diamo un 30-40% di possibilità di vederlo in campo, però chissà, allora, magari se dovesse stringere i denti. Allora, chiedono a Maurizio Dagui se possiamo rivedere anche l'occasionissima avuta dal Pescara, perché giusto che sia così, forse all'inizio è sfuggita questa azione. Eravamo al 92esimo minuto quando Pillon aveva schierato 5 attaccanti e il Pescara ha sfiorato il gol del pareggio con il colpo di testa di Mancuso. La volevano rivedere, sì, in studio. E poi non avevo visto bene che era colpito Mancuso, sì, in quella circostanza. Perché c'è stata una mischia furibonda, Capone, Scuola Emilio. Questa scelta di 5 attaccanti, Guido, l'hai condivisa? No, assolutamente no. Non si vede mai, insomma, 5 attaccanti, anche perché poi c'è il rischio che ti fanno altri 4 gol nel giro di 30 secondi, insomma. Però a quel punto la partita l'ha persa, forse era meglio inserire qualche centrocampista. È sempre antipatico, dai. No, non questa, no. Non so se fanno parte, ecco, degli Lazio. No, purtroppo no, Enrico, c'è solo questo colpo di testa di Scognamiglio, sì, dopo i 12 giretti. Se la possiamo ritrovare nella partita intera, ci fate una cortesia. Per far condicio dovreste far vedere anche quello che si è mangiato l'Ascoli prima, però. Sì, ma ripetiamo sempre, questi sono highlights che confeziona Dazon e lo dà a tutte le emittenti, quindi dovremmo rivedere un po' tutta la partita. L'Ascoli ha avuto tante occasioni da gol nel secondo tempo e ha meritato la vittoria, questa è indiscutibile. Allora, siamo arrivati un po' al crocevia della stagione, perché Pescara-Perugia, forse lo sarà anche la successiva a Carpi, ma questa ci può dare un'indicazione su dove il Pescara potrà posizionarsi, anche se mancano sempre dopo Perugia altre 4 gare. Ma questa con il Perugia che tipo di partita può essere, Walter? È una partita complicata per un motivo banale. Il Perugia, come il Pescara, non ha una gran difesa, però segna come il Pescara. Ha perso in casa col Benevento. Ha perso in casa col Benevento, ma prima di perdere in casa col Benevento aveva fatto, se non sbaglio, 4 vittorie. Sì. Vittorie. Sì. E anche fuori casa ultimamente ha avuto un buon rendimento, poi improvvisamente uno stop che ha creato pure qualche perplessità lì in città, eccetera. Cioè è la partita, quindi, chiave. È una squadra che tecnicamente può crearti grandi problemi, però è anche una squadra, a quanto pare, diciamo, dal punto di vista nervoso, della personalità, molto incostante. Ha dei giocatori, Verre lo conosciamo tutti, che hanno un gran campionato di Verre. Che si è scoperto bomber, tra l'altro.
ha dei giocatori che hanno numeri, ha più giocatori del Pescara capace di risolvere la partita con un colpo. Però sostanzialmente mi dicono alcuni amici. Però il Pescara in casa con le buone e le cattive maniere alla fine riesce sempre a spuntare. Esatto, però mi dicono alcuni amici che anche nei momenti migliori non dà affidamento, come dire, lascia sempre quell'idea di precarietà, di incapacità, di ecco, un po' come succede al Pescara fuori casa però. Ecco, dando sempre quell'idea che all'avversario l'avversario non lo mette mai sotto, non lo doma mai. E Pillon sarà ostaggio del Enrico anche con questa partita. Non lo so, può darsi. Enrico, può darsi. Sì, possiamo vedere l'azione. Sì, l'azione sul finire, proprio al 92esimo. Ecco tutto il Pescara in avanti e c'è questo colpo di testa. Sì, c'era Gravione dietro di lui che forse era più... Vabbè, però insomma, lì, male, però lì è giusto che lui ci prova, lui è giusto che ci prova. Solo se quelli da una spinta. Solo se Gravione lo fa come. È la partita chiave, Guido, questa con il Perugia? Io penso di sì, è una partita determinante per il futuro del Pescara. Quindi, come diceva Walter, è una partita difficilissima. Il Perugia è una buona squadra. Speriamo che capita quella giornata negativa come gli succede spesso, sì. Quindi una squadra poco affidabile comunque. Però alla luce dei discorsi che abbiamo fatto, questo calo atletico che è evidente da parte della squadra, come si può sopperire in pochi giorni? Ma, cioè modificando delle pedine oppure, non so, cambiando atteggiamento tattico? Ma atteggiamento tattico oramai penso che Pilone abbia provate tutte da... E quindi il problema è trovare, noi ci siamo, abbiamo fatto una discussione tutta la serata, sì. E trovare cioè, nella rosa chi è più in forma, chi sta meglio, però come buttare nella mischia qualcuno, qualche giocatore nuovo, appena arrivato invece sono ragazzi che stanno qui da oramai da 10 mesi e non sappiamo valutarne la forza. Per esempio Sottile che ha disputato una buona partita, lo riconfermeresti? Ma subito, se poi non vediamo Sottile venerdì, veramente sarà una cosa gravissima, non credo, dai. Sottile è stato fortissimo, è stato bravissimo, la partita e ha dato qualcosa in più rispetto agli altri. Determinante è la partita dalla quale si potrà capire, io credo, la forza attuale del Pescara, perché il Perugia bene o male è quasi una pari grado. No, è strano che siamo arrivati a 5 giorni dalla fine per capire la forza. No, per capire la forza di in questo momento, perché il Pescara sono un po' di partite che, come possiamo dire, che in affanno, che un tantinello appannato, e quindi siccome giochi, tra l'altro sempre per il discorso che pure hai una partita in meno dopo rispetto alle tue dirette concorrenti, capire con una pari grado quasi se hai le risorse, le forze fisiche, mentali, atletiche, di carattere per far fronte a un momento di appannamento, da qualche settimana per non dire. Però sotto questo aspetto Pillon è stato abbastanza coerente, è andato avanti sempre con le sue idee, c'è stato lo sfogo del presidente Sebastiani a fine partita con il Palermo, però lui giustamente va di suo, no? Cioè non è stato, crediamo, condizionato dalle pressioni esterne. No, sotto questo aspetto può essere anche una nota di merito. Beh, no, anche perché ha sempre deciso lui, spesso anzi se è incavolato il presidente è proprio perché probabilmente non lo è stato a sentire, non ha condiviso alcune sue anche critiche, voglio dire, alla fine credo che Pillon abbia fatto le scelte in maniera autonoma. Edoardo, perché sorridi? No, perché stavo ripensando per esempio a quando Sebastiani ha criticato Pillon per aver messo Del Sole seconda punta nella partita precedente con il Palermo, cose che magari erano anche giuste, però poteva magari evitare di dirle in pubblico perché certe cose si lavano in famiglia, i panni sporchi non si va a screditare il proprio allenatore, così. Però le cose che ha detto Sebastiani erano in gran parte vere, e credo che Pillon magari Del Sole seconda punta non lo rifarebbe giocare perché è stato effettivamente un errore. No, io credo che la partita con il Perugia sia uno spareggio playoff. In fin dei conti sono 8 posti per 9 squadre. Parliamoci chiaro, una deve andare fuori tra Spezia, Cittadella, Perugia e Pescara. Queste sono tra queste 4 squadre una non ce la farà. Non sono a rischio i playoff?
Appunto, una domanda, non sono a certo rischio. Certo che sono a rischio i play-off. Se il Pescara perdesse in casa col Perugia, per fare un esempio, non sia mai venerdì sera, il Pescara molto probabilmente uscirebbe nel giro di 2-3 settimane dai play-off, perché su quattro squadre per tre posti sono Spezia, Cittadella, Pescara e Perugia. Perché io do per scontato che Verona, Benevento e Palermo facciano terza, quarta e quinta. Il sesto e gli altri tre posti sono per quattro squadre. Se il Pescara batte il Perugia, credo che lo faccia fuori. Faccia fuori il Perugia definitivamente, o quasi definitivamente. Quindi è uno spareggio importante. Addirittura potrebbe puntare al terzo, quarto posto. Poi una volta che sei nella griglia, una volta che hai fatto fuori la nona, poi nelle ultime partite può succedere di tutto. Però è chiaro che se il Pescara vuole ambire a fare i playoff, deve avere la condizione atletica per fare i playoff, perché se già non ce la fa adesso, che ci mancano 5-6 partite, come farà poi ad avere la forza di fare i playoff? È chiaro quindi che bisognerà trovare energie fresche, energie nuove. Speriamo che questi ragazzi che finora sono stati impiegati meno possano dare un contributo importante, e comunque giochiamocela con serenità, anche perché la Serie A è per quelle tre. Ecco, forse Brescia, questo è mancato, che non si sono giocate queste partite con la serenità. Ma secondo me non è mancato, sono mancate un po' le gambe, perché non è che ad Ascoli hanno giocato poco sereni o rinunciatari. Ci hanno provato, ma a un certo punto, se non c'hai più la benzina, è inutile. Che lo stesso ingresso di Capone, invece che fare entrare un difensore, ha messo Capone al posto di Marras, era un segnale che l'allenatore voleva dare: proviamola a vincere, ma poi non c'era la forza. Stava perdendo quando è entrato Capone, stava già perdendo. Sì. Capone è entrato prima, Capone è entrato sull'1-1 ed è stato un segnale che Pillon voleva dare: insistiamo col 4-3-3, proviamola a vincere. Però poi non c'erano più le energie per provarla a vincere. Adesso andiamo in fretta in questi ultimi minuti. Totò? Sì, no, io quello che spero è che questo Pescara Perugia sia solo un anticipo, nel senso che la posizione più ottimale del Pescara potrebbe essere un quinto posto, a mio avviso, almeno come la vedo io, e magari trovarsi l'ottavo posto il Perugia e trovarlo nei playoff. Cioè, lo sto facendo fantacalcio anch'io, però voglio dire, una piccola previsione ci può stare. Cioè, adesso è inutile che stiamo né a essere troppo pessimisti né troppo ottimisti. La speranza è che questa squadra, e comunque, ecco, tu pensi, in pochi giorni, se c'è un problema atletico, fisico, difficile risolvere. No, magari lì davanti, e come si può sopperire? Secondo me davanti intanto, non so, trovare anche forse Fresche, a me Sottile è piaciuto, magari potrebbe giocare un altro esterno al posto di Marras, in questo momento lo vedo abbastanza spento, potrebbe essere Capone, Del Sole se sta bene, non lo so. E poi magari trovare delle soluzioni diverse anche si potrebbe rispolverare anche Antonucci a sinistra, esatto, e Sottile a destra, cioè anche sono tante le soluzioni. Soprattutto dare centrocampo, il problema, capito? Siamo centrocampo, purtroppo Brugman, c'è Canutè è disponibile. Canutè che però le ultime partite non è che avesse fatto, ricordiamo il Canutè che abbiamo visto contro il Brescia, c'è la mezzala. Ho capito. Di freschezza solo dagli esterni lo puoi avere, anche perché no, ma io parlavo della forza a centrocampo. Io parlavo della forza a centrocampo. Bruno al secondo tempo, Bruno cala, Mushai cala, ma se sono soltanto questo è il problema. Sì, l'ho detto all'inizio del mio primo intervento. Adesso con tutta la simpatia, la freschezza non è che la chiede a Bruno, no? Appunto, dai. Mancano ricambi. Ma se Canutè non è in panchina potrebbe essere disponibile, no? Cioè, Canutè, sì, no, ma voglio dire la freschezza nel senso tecnico del termine. No, ma infatti chi gliela può chiedere a Bruno? No, infatti. È che siamo contati a centrocampo anche durante l'intervallo, ma voglio dire, lo dico con affetto, lo dico, no? È un senza Melegoni e Bruno, fa il suo quando viene chiamato, e chiaramente viene chiamato in un momento Scoglio diceva con molta affettuosità, no? No, ma perché voglio dire, adesso se, magari sarà anche antipatico risottolinearlo, quella battuta del presidente non ha aiutato nessuno, Alessandro deve fare il regista. Io credo, prima si parlava del clima sereno eccetera, io credo che per una serie di concause, non ultima perché un presidente, io sono dell'idea che tutti i presidenti devono difendere l'allenatore fino a un minuto dopo che li hanno licenziati. Quello che fa l'allenatore è sempre perfetto fino a un minuto dopo che li ha licenziati, perché è devastante una società, specie quando la gestione è molto
diciamo, accentrata, in una società che si comincia a mettere in discussione l'allenatore. Perché? Perché regala gli alibi ai deboli, ai giocatori, può creare frizioni nello spogliatoio. Il ruolo di Repetto in questa situazione? Ma adesso io sono troppo amico di Giorgio per poter essere obiettivo, però dico che in una società gestita come il Pescara, non è che lo dobbiamo spiegare ai pescaresi, partirono in 9, ne restò uno solo in società, no? Ecco, allora, in società ce n'è uno che conta, punto e basta, piaccia o non piaccia, finché sì, c'è d'accordo. Quello, però comanda c'è, quello. C'è la figura di Repetto che non credo manchi di personalità. Io credo che Repetto le cose che deve dire al mister, col mister se le dice, probabilmente le dice anche al presidente, ma la struttura della società Pescara Calcio. Sì, sì, sì. Io l'altra volta da un'altra sede ho lanciato una provocazione, facciamo campagnare il vicepresidente operativo alla Zanetta, alla Nedved, e prende lui la gestione. Perché? Perché è l'unico uomo che ha una storia, un carisma ed è anche abbastanza distaccato dal presidente per rapporti da poter andare nello spogliatoio e dire: ragazzi, questo è l'allenatore, questa è la Guido situazione. In chiusura? Chiusura? No, su questo argomento. Su questo argomento io dico solamente una cosa, che è giusto quello che dice Walter, però caro Walter, io dico anche, sono anche convinto di Giorgio, è amico mio carissimo anche, però non mi vergogno di dire che in certe situazioni Giorgio l'ho visto mai, invece poteva anche affiancare, ecco, per dare un equilibrio alla società, cioè il presidente è attaccato all'allenatore, il direttore sportivo si mette a fianco dell'allenatore, quindi l'equilibrio si può riottenere e quindi si può continuare questo fine campionato con allegria, con entusiasmo, quello che ci serve, quello che diceva Enrico, che cosa ci manca per recuperare questa fiacca. Per recuperare ci vuole solo entusiasmo, voglia, cuore e professionalità soprattutto, perché ci stanno i ciclisti che recuperano, fanno 300 km al giorno, il giorno dopo fanno altri 300 km, questi fanno 78 km e dopo una settimana, ma per l'amore di Dio, possono recuperare in maniera splendida e incredibile. Quindi speriamo che stanno tutti bene. Una cosa buona, no, sul fatto di Giorgio Repetto. Credo che abbia fatto un po' da trade union. No, ma soprattutto settimana. Io quello che ho notato è che lui non parla mai, nelle ultime due settimane. Qualcosa ha detto? Ha fatto due interviste proprio a difesa di Pillone, quindi anche questo. Ma no, scusa, allora, no, io sono, siccome non l'ho sentito. No, ecco. l'ho letto sul centro. Mentre invece vorrei dire una cosa, un piccolo particolare su questa storia di Sebastiani, secondo me se ne è parlato un po' troppo. Sebastiani ha detto esattamente quello che hanno pensato 6.500 spettatori della partita Pescara-Palermo. Poi dice no, però il suo ruolo è quello, non lo doveva dire. E allora, però lui non è che ha detto qualcosa di strano, insomma. Sì, 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 cioè, tutti quelli che sono usciti dallo stadio. Questo è vero, scusa, mi sentite un attimo. Modo. Però lui non paga scusa, il biglietto. Scusa un attimo, infatti io volevo anche dire questo, che io il presidente mi è passato davanti a fine partita e lo volevo prendere presidente, allenatore, digli quello che ha detto dopo. Esatto, l'ho sentito, perché, quindi c'hai ragione. Perché siamo usciti dallo siamo stadio tutti quanti con la stessa convinzione. Bene, siamo in chiusura, Andrea. Non possiamo dare il finale Palermo Verona. Il finale in Serie A, Bologna-Chievo 3-0, due gol di Pulgar e poi un gol di Dykes, Chievo che ha chiuso in 10 uomini, espulso Bani. A Palermo 1 Verona 0, poco fa nel Verona è entrato Pazzini al posto di Di Carmine, Pazzini che ha preso un cartellino giallo lampo, prima azione subito ammonito, però più Palermo, anche se poco fa c'è stata un'occasione importante anche per il Verona. A te. Immaginate bene, a Verona, bene, perché il Corso non fa giocare Pazzini e Di Carmine insieme, è un argomento. Grazie a Edoardo De Blasio, a Francesco Di Francesco, a Guido Colangelo, a Walter Nerone, che rivedremo a tutto campo giovedì, grazie a Totò De Leonardis, grazie a Andrea Costantini. Per Totò De Leonardis, Alessandria Arezzo 1-3 all'87esimo, è tutto. Grazie alle telecamere, a Roberto Pulimanti, a Loris Bennato, a Maurizio Daguin, regia, ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle 21, grazie per averci scelto.